Sesta vittoria, due in Supercoppa, praticamente 8 partite, 8 vinte. Modena non si ferma mai, si è abituata molto bene. Sì, come tu siamo abituati bene, per fortuna, perché dobbiamo rimanere concentrati sempre. L'abbiamo visto soprattutto a Ravenna, dove abbiamo rischiato di lasciarci le penne. Adesso arriverà una trasferta difficile come quella di Perugia, quindi lì vedremo davvero anche il nostro carattere, di che pasta è fatto. Era importante anche vincere in 3 set per chiudere in fretta questa pratica, appunto in vista di questo turno infrasettimanale. Sì, prendiamo l'aspetto positivo di questo anticipo del venerdì, perché insomma gli altri giocano domani, quindi noi abbiamo un giorno in più. Siamo contenti più che del risultato, insomma, di chiudere in fretta, siamo contenti di come abbiamo giocato, e questo ci ha permesso, come hai detto tu, insomma, di sbrigare la pratica in 3 set. Vibo era una squadra pericolosa, l'aveva fatto vedere lo scorso turno proprio contro Perugia. Noi siamo contenti di aver dato il nostro marchio a una partita complicata. In cosa potete crescere? Ma penso che stiamo crescendo comunque in tutti i fondamentali, perché al di là di quello che si dice, noi siamo una squadra che è cambiata, penso, radicalmente, perché il palleggiatore e l'allenatore sono cambiati, quindi praticamente è cambiata la mente di questa squadra. Più stiamo insieme, più cresciamo, le sensazioni sono molto positive, e quindi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Holt si è inserito molto bene nello spogliatoio con Bruninho e in campo con Lucas, ha preso l'eredità dei due brasiliani. Sì, Max lo sapevamo, insomma, non solo dalle Olimpiadi straordinarie che ha fatto, ma anche dal suo precedente storia, insomma, che tipo di giocatore è. Era un'eredità pesante per chiunque fosse arrivato, perché a parte Holt anche Santiago, anche Kevin, insomma, dovevano raccogliere l'eredità di un gruppo che aveva vinto tutto. E però penso, insomma, che al di là di questo stiamo pensando a quello che siamo adesso, al presente, a quello che vogliamo fare, e la testa è tutta lì. La testa è al campionato, alla Champions, ma anche ad una tesi di laurea. Sì, anche una tesi di laurea. Il professore purtroppo non mi ha fatto fare l'esame a novembre, quindi aspetterò, penso, febbraio per laurearmi, e in ordine. Però abbiamo prima una Coppa Italia da fare, quindi...